Bolsa a capo di fare la Luther Final magna, guarda guarda. Veramente New Meta rollate sulla top piattaforma, è veramente triste questo match. Non l'ha voluto nella pizzeria, non l'ha voluto, questa è la conseguenza. Vediamo, si è stancato, è la piattaforma suprema, la piattaforma a sinistra. No, no, meglio quella più in alto. Probabilmente sta cercando di guardare qualcosa oltre lo stage, no? A destra, verso la Blast, non c'è qualcosa, sta cercando di vedere cosa c'è, ma cosa c'è? Scusate. Chi è per il record del mondo? Eccolo, eccolo! L'avevamo previsto, c'è! C'è il Sergio Palma, scusate se non riusciamo a commentare tutte le azioni perché sono troppo fanati, ma stiamo di fare finte da Game Watch a Little Mac. Vabbè, non cambia. Lo stai nervosendo sicuramente. Sì, perché si dice che il fondatore di Lilat morì proprio sotto. Ma ragazzi, sto sbagliando, non è per cattiveria, ma è la verità. Va bene. Qua io non so più veramente cosa dire perché il match è talmente bello. Non lo so, io non so che dire, sono in difficoltà. Ancora! Non ti colpisco! Io ho fatto un video verso. Sembra finto, è incredibile! È una volta! Il taunt mostra i muscoli e Chimera mostra la sua grazia. Da aggressivo a contrattacco. Tenta lo stage spike, attenzione! Bellissimo! Una combo di... Gli avevo detto solo una cosa prima del match contro Chimera, fai la DI esterna sulle prese di Chimera. E lui, devo dire che mi ha ascoltato, vuol dire niente. Qualche volta l'ho fatto e qualche volta no. Comunque ha giocato perché è Morph, d'altro canto usa Ness ed è molto molto bravo, molto interessante. Ha un po' delle manie suicide, però per il resto è interessante, gioca molto bene. Contro di me spesso le partite sono molto combattute e alla fine prendersi suicida e vinco e mi sento pure in colpa. Forse una tattica, vuole scoraggiarmi in questo modo. Ma non so se c'è qualcuno che mi sta ascoltando, se sto parlando da solo, se c'è una chat che posso consultare. Mi hanno lasciato solo. Sono un po' sciariato con la tecnologia, vediamo, vabbè, comunque io commento, spero che qualcuno mi stia ascoltando. Però Ike subito non ci sta di fare, va caricando il neutral. Incredibile, sfrutta la super armor, c'è pure il taunt. No, lo scudo viene colpito dal down tilt, attenzione, qui è rischiato. Attenzione, perché è che non è il salto? Mamma mia, panico in questo momento. Mamma mia, rischiato la meteora, davvero il cardiopalma questo fine fair di Ike. Attenzione per la stage aggressiva, mamma mia, bellissima questa azione, si ripropone, non trova i due frame però stavolta, anche perché Ness va al ledge. Mamma mia, ma per non uccide, davvero un match equilibratissimo, perfetti due giocatori, guarda che sto guardando, lascia andare, l'ignoranza può tutto, bellissimo match, vero? C'è pick and fire, ok, F-throw, pick and thunder, rompi cavoli. Bella counter! Mamma mia! Sta recuperando tutto Ness! Ah! Pick
Doppia flash, attenzione, ma anche Fred ci ha raggiunto in postazione commento, ci sta allungando una mazzetta per commentarlo positivamente, ma ovviamente noi non facciamo queste cose, anche se siamo palermitani. Attimo, Lunz pizzaiolo, che non è male, anche perché pizzaiolo offre sempre la pizza ai suoi avversari, infatti gli sta fallendo. Va bene, nel frattempo non ci sono match, quindi non so, posso raccontarvi quello che ho fatto oggi, ho mangiato un sacco. Alice contro Tanuki! Alice contro Tanuki! Alla 4! Alice contro Tanuki! Alla 4! Attenzione King! È un taunt! Porca miseria! Razzo contro Shigur! Alla 2! Sentiamo Dull che urla di... i prossimi incontri. Allora, lui con la sua fantastica voce da pescivendolo. sto zitto perché anche io ce l'ho, Rischia, non va lo spike. Un altro dash attack. Prova! Non c'è glutine! Sì! Ah, tu l'hai mangiato senza saperlo! È un pazzo! Poi muori! Buon per lui, tu! Celiaco infame, per te solo il pane! Ah, una flash! A cazzo le cane, però! Stavo per andare a mettere il punto! È napoletano, romano, tutto tranne che palermitano, pizzaiolo, ragazzi! 1-1, questo è palermitano! Fallito! DI ce la fa! Counter senza motivo! L'ultimo stock! Tanto tattico! Ora! Paralizza! Lynx sei bellissimo anche se sei sullo sfondo! Grazie ragazzi, grazie! Lasciate la detto. L'ultima cosa che gli è rimasta, povero. Back air. Dice a Miss si era stancato semplicemente, quindi decide di chiuderla prima. Eccoli, colpisce avanti e vola indietro, giusto così. Ah, ruba come ti ho insegnato, ma io sono il commentatore, non posso interferire nella partita. Nel frattempo sentite le urla di quel venduto di Duilio che chiama gli accoppiamenti, non punire gli errori di G, non è nemmeno facile. Tanto G comunque... Attenzione alla bomba con la Deola! No, era uno spike pazzesco, cioè praticamente... Sì. Va bene, ecco qua, match di cartello, molto interessante. Kamui contro Fred, Kamui e Chimera. No, non devi dire Kamui perché ho detto Kamui. Ci sta, per prendere la sprovvista per avversario. Vediamo qua Chimera col jump. La read. Questo è un biscotto solido. Quando Chimera va in vantaggio, sì, ti entra in testa. È una bistecca molto solida da parte di Chimera, forse l'ha cotta troppo. Scusate, mi sento di dire queste cazzate. Allora. Ancora questa volta ma la cancer l'ha intercettato, ma in quei casi il pummel tipo lo fa perché ha l'invincibilità durante il modo cancer, quindi se gli fa un pummel è tipo che succede durante il modo cancer, niente, cioè lui è invincibile, io gli pure smashato in faccia, lui si salva con tutta la grab, quindi tu sei preso, però sei invincibile. È strana sta cosa, quindi il pummel forse non ti fa forse sai, non lo so, vabbè, se la presa prende dovrebbe prendere anche il pummel. Però magari la presa prende prima, mentre lui è grabbato si attiva. Ah sì, no, almeno in questo caso sì, il pummel non tocca. Sai, bello scorso tornato. Ora forse lo farà Chimera. Attenzione, grab. Oddio! È bellino! Chimera! Chimera è loser, pazzesco! Pazzesco! Dalle stelle alle stalle, se avesse... Soprattutto Cotoletto ogni tanto viene ricoperto di pan grattato, in quei casi è ancora meglio. Scusate. Continuiamo. Ah, c'è stato un problema di controllo. È perché qualcuno si ostina a usare ancora il Wiimote, sì, il lanciato. E quindi qua Spat dovrebbe trovare la fine, mio Dio, mamma mia. Meno male che ha il piede invincibile o una roba del genere, sennò penso che la palla da bowling avrebbe fatto il danno. Sarebbe stato un doppio KO. Oh,
la Boeing, la Boeing ha coperto qualsiasi cosa. Bisogna stare attenti, qua pochetta la nocciolina. Allora qui potremmo usare la banana. E qua sì, ora che ha pochettato la nocciolina, se non la tira. In effetti è vero, sì, è il momento giusto. Però mi sembra che non la voglia usare, sì, probabilmente non ha. In questo nocciolino. Forse è domenica, però ho mangiato, non ha voglia di la banana. Tra l'altro si presta troppi senti questa cosa, mio Dio, vabbè. Sì, boh, noi cerchiamo di fare il più possibile, non ci pagano per fare queste cose, ok? Quindi se non vi piace cambiate canale. Non è vero, non cambiate, seguiteci. Abbiamo la battuta facile, tra l'altro spesso è anche stupida, quindi continuate a seguirci. Un po' confuso qua col pocket perché aveva già la nocciolina, ha tentato di prendere la banana. Sì, oh, oh, però attenzione back throw, questa è la situazione pericolosa. No, perché è da un sceso via. Troppo, è sceso troppo. Infatti, da un via, ovviamente uno stage non ha niente da piantare. No, forse è un girone. Ancora back throw. Ho aspettato per lo scudo. Questa forse è per la stun. Attenzione. Ucciso, Ancora back throw, vai stun, vai stun, vai stun. Riesce a salvarsi. Mamma ora, mia. Vediamo perché adesso corsa up smash, non c'è niente. Se viene impostato il nome Gatsu, si sceglie la skin nera, Ike cambia completamente il suo playstyle. Comincia a squarciare i suoi avversari. Diventa un gioco splatter violentissimo. Ed è per questo che Gear utilizza il nome Gatsu, proprio per spaventare i propri avversari. Era tanto in rage, ragazzi, ma si è scherzato. Oh mamma mia. Con tre prese, sono tre prese. Oh mio Dio! Quando me lo vivo. Ora? Però adesso uccide un po' tutto, quindi. No! 2-0. Niente, Gatsu non ha squartato nessuno per oggi. Ma dove è il sale? Posso un pochino? No. No, ma che c'è di no? Tu non puoi niente, levati qua. Razzismo! No, lisciandrellismo. Ma mi sa che adesso Più abbiamo duri a morire. Alle banane neanche Mario sa resistere. Più perde tempo, più dura sarà il comeback da realizzare. Quindi aspettiamo una giocata folle di Bosch, cioè che lui aspetta a fare queste cose. Per esempio, la bomba la bomba. Attenzione! No! Si è suicidato! No! Peccato per la giocata, peccato per la giocata. Ma no! Intanto con una berna combo è riuscito a riportarsi, a recuperare metà della percentuale che differenzia. E continua! Vabbè, salto, io tutto il salto! Mio Dio, sono di nuovo pari! Carate anche di Mario. Poteva essere molto peggio, lo conosci. No, anche l'abbiamo visto. No, niente, meno di stato. No, conoscevo più lungo allo 0%, ma. Pium! Indo! Ma che c'entra qua? Vabbè, no, che c'entra? Indo! Ho cambiato! Su un filo! Intanto appunto vediamo Scintino che fa appunto le sue belle combo, comunque ora che un po' più fa, vediamo un certo quanto fa, esatto, nuovo sondaggio, Donkey Kong, Donkey Kong, suona come una zampogna, come una campana o un campanello? Una zampogna, mi piace la zampogna, però la campana ci sta sul ding dong, questo non è il dong, non è più mio. Tra l'altro di cogliere tutte le lagrate già fatte in passato. Oh, tilt! Una bellissima manata. Ragazzi. Però King Dong però aspettiamo Boscia che c'ha più qua. Esatto. Boscia che c'ha le più. Donkey Kong, ma vediamo appunto un altro ding dong, appunto mi sembra giusto segnalarlo, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Però ne cercherà qualcuno sicuro. Oh, windbox cattiva di Chimera. Quanto odio questo windbox, ragazzi. Oh mio Dio, che successo! Oh, un up smash su il durante il recupero lo prende lo spazio. Lo stock bello che Chimera può tenersi e può continuare nella sua. Con la sua rage. Nel suo recupero, diciamo. 144%. Tenta di. Può fare qualche miracolo, può esserci. Sarebbe neutrale. Perfect shield ovunque e tutto il tempo. Quindi può. Grabba.
Neutral, niente. Da no. A Tilt! A Tilt! E Shunf vince il torneo da Palma! Shunf vince il secondo torneo consecutivo, il decimo della nostra community. Ok, 3-0. Shunf non ha perso una partita oggi. Ragazzi, Shunf non ha perso. End tournament. Raccontiamola un po' la storia di questo pizzaiolo contro Lynx. Praticamente possiamo dire che Lynx, come sappiamo, usa Yoshi e cercava lavoro nella pizzeria di pizzaiolo, il quale però non ha assolutamente voluto, per ragioni igieniche, far lavorare un dinosauro all'interno della sua pizzeria. Ovviamente non avrebbero gradito. Allora ha detto: scusa, facciamo le consegne insieme, sali sulla mia schiena, andiamo correndo e portiamo le pizze. Ma anche questa cosa pizzaiolo non stava bene. Insomma, Lynx adesso è molto agguerrito contro pizzaiolo. Tra l'altro fa pubblicità negatissima alla sua pizzeria, negativissima alla sua pizzeria, non si può dire, ma io lo dico. Quindi il delirio si sta impossessando di noi, ragazzi. Si mangia male, si mangia malissimo. Ma perché mi passi sempre davanti? Ah.